situazione delle cure palliative pediatriche nel Lazio. Oggi possiamo dire che da un anno è attivo il centro di cure palliative pediatriche dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dal 21 marzo del 2022 ha accolto fino ad oggi 250 bambini con le sue famiglie. È la risposta residenziale, l'obiettivo successivo è attuare la risposta domiciliare, quindi la rete di cure palliative pediatriche e terapia del dolore della Regione Lazio. In Liguria le cure palliative pediatriche esistono da qualche anno, con la nascita del Guscio dei Bimbi, che è l'hospice pediatrico di Gaslini, che però è nato nel 2019. In questo momento si sta cercando di creare una rete regionale delle cure palliative pediatriche che è in formazione, in costruzione, ma ancora effettivamente è solo sulla carta. Fino appunto a quando non è stato creato il Guscio dei Bimbi, di cure palliative non ne avevo quasi sentito parlare. Mio figlio ha una malattia, ha una tetraparesi spastica dalla nascita, quindi è un disabile grave con una patologia cronica. Le difficoltà diciamo che sono più che altro nel momento in cui i ragazzi diventano maggiorenni, perché bisogna rimanere nel pediatrico, perché strutturalmente sono ancora dei ragazzi pediatrici, hanno una conformazione pediatrica e soprattutto hanno una patologia pediatrica che l'ospedale dell'adulto non conosce. In questo troviamo molta difficoltà per riuscire a rimanere aggrappati al mondo pediatrico. Nella regione dove lavoro, Friuli Venezia Giulia, c'è un centro di riferimento regionale di cui sono coordinatrice e c'è bisogno anche in questa regione di aumentare le risorse sia umane che strutturali. Nella nostra regione ancora non c'è un hospice pediatrico dedicato, è una struttura che è prevista dalla legge in ciascuna regione o provincia autonoma, quindi è importante che ci sia una collaborazione tra i professionisti e gli amministratori per garantire il diritto. Il domicilio dovrebbe essere il luogo privilegiato di cura. È possibile accedere alle case dei piccoli pazienti e garantire lì, in quel luogo, questo diritto alle cure palliative pediatriche? Certamente, questo significa grande organizzazione, grande continuità tra ospedale e territorio, anche grande disponibilità di risorse e di formazione. Vuol dire che i diversi operatori che assistono il bambino devono essere in una continuità, devono potersi relazionare e comunicare, vuol dire implementare programmi di telemedicina, vuol dire anche tutelare il diritto della famiglia ad essere assistita a casa quando lo desidera, anche in situazioni molto critiche come la fase di terminalità di fine vita. Vuol dire anche aiutare i genitori, perché assistere un bambino a domicilio è un lavoro. Le mamme impiegano moltissime ore della propria giornata ed è importante anche garantire moduli di sollievo e le risorse economiche per sostenere le famiglie.